Mister Naidola, commentare una partita così non è semplice, parlando del gioco praticamente quasi sempre nelle mani, nei piedi, anzi nel bra, e poi arriva un 3-0, puniti sicuramente dagli episodi, anche la fortuna non sta aiutando comunque questa squadra. Ma è ovvio che è un momento delicato, un momento in cui abbiamo dilapidato 2 mesi di lavoro proficuo e dobbiamo metterci nelle condizioni di pensare in questo momento a partite differenti, forse. Non riusciamo a fare quello che ci ripromettiamo di fare, quello per cui si lavora in settimana. E sicuramente poi non è un momento fortunato negli episodi, però sicuramente il trend in questo momento è molto negativo, quindi bisogna riavvolgere il nastro e ripartire da capo. Ecco, adesso la situazione in classifica si è capovolta rispetto appunto a un mese fa, da ridosso ai playoff. Ora penso non ci sia bisogno, si spera che non ci sia bisogno di guardarsi dietro le spalle, però questo Bra comunque per la mole di gioco che sprigiona non merita questa sconfitta, è un passivo comunque oggi troppo pesante per il gioco che si è visto in campo a mio avviso. Sì, però poi il risultato è quello, invece secondo me dobbiamo incominciare, come dicevo prima, a ragionare in maniera differente, a guardarci anche alle spalle, probabilmente fare un calcio più pratico. Poi oggi secondo me eravamo anche preparata bene, sapevamo cosa fare, ma è un momento in cui non ci riesce niente di quello che vogliamo mettere in campo. Ovviamente la squadra poi risente a livello psicologico di un mese che è stato nefasto per noi, quindi per quello dico che bisogna cercare di stare sereni, di fare un passo alla volta e di guardarla la classifica invece, perché siamo scivolati in maniera pericolosa in un gruppo di squadre che oltretutto alle spalle stanno facendo dei punti e questo è un dato di fatto e credo che sia giusto e coerente rendersene conto.